Buongiorno a tutti. Con oggi concludiamo la produzione del video sulle condizioni di innevamento e di pericolo valanghe sul territorio piemontese con alcune indicazioni di carattere generale utili per affrontare le escursioni nel periodo tardo primaverile. Ad oggi l'innevamento sulla nostra regione risulta sopra la media del periodo su tutti i settori, sia quote medie che oltre i 2000-2200 metri. I valori massimi di neve al suolo sono stati registrati tra il 12 e il 13 aprile in concomitanza della fine delle ultime copiose nevicate. Nonostante gli alti tassi di fusione giornaliera registrati nell'ultima settimana, sono ancora presenti quantitativi di neve al suolo abbondantemente sopra la media in tutti i settori. Le caratteristiche del manto nevoso sono tipicamente primaverili in tutti i settori alpini, con crosta da fusione rigelo a tutte le esposizioni. Solo localmente, su pendii in ombra e riparati dal vento sopra i 3000 metri, si possono trovare limitate zone con neve più invernale. L'entità del rigelo notturno è di fondamentale importanza per la stabilità del manto nevoso. Notti serene e asciutte favoriscono la formazione di croste anche con temperature di 3-5 gradi sopra lo zero, che rimangono portanti fino a metà mattina, mentre il cielo coperto permette il rigelo solo dove le temperature rimangono negative. Generalmente in questo periodo le condizioni sono favorevoli per le escursioni, ma in relazione al riscaldamento diurno è opportuno pianificare attentamente l'ora di rientro. Occorre inoltre seguire attentamente l'evoluzione delle condizioni meteorologiche. A causa di temporali primaverili può essere presente neve pallottolare in quota, che se ricoperta da ulteriori nevicate o accumuli eolici può diventare un pericoloso piano di scorrimento per le valanghe lastroni. In caso di precipitazioni nevose è da attendersi una significativa attività valanghiva spontanea, soprattutto nelle successive 24-48 ore, in seguito al rasserenamento e al soleggiamento. In alta quota, sui versanti in ombra dopo nuove nevicate, il manto nevoso può mantenersi a debole coesione anche per alcuni giorni e presentare locali situazioni di pericolo per il distacco provocato. Vi auguriamo una buona continuazione di stagione, invitandovi a seguire gli aggiornamenti sulle condizioni di pericolo consultando il bollettino valanghe. Inoltre vi ringraziamo per aver compilato il questionario di gradimento. Utilizzeremo le preziose indicazioni che ci avete fornito per migliorare i prodotti della prossima stagione.